Salve a tutti, anche oggi ho una nuova idea, un nuovo progetto. Non è altro che un adattatore per i propri treppiedi da utilizzare per i propri smartphone e realizzare dei video molto più stabili. Voglio salutare proprio per questo motivo mio padre, che si chiama Umberto. Ciao papà, perché è lui che mi ha dato tutto il materiale che vedete anche nei video, sia i treppiedi che adesso siamo andati a comprare insieme, anche la cover per il telefonino. Niente, però prima di passare al mio di progetto, vi voglio far vedere quelle che ho visto su internet per ispirarmi e trovare una soluzione migliore prima di realizzare la mia. Quindi vi faccio vedere questi 5 video, in descrizione vi mando, vi metto anche il link. Allora, se vedete tutte e 5 idee che ho trovato, sono tutte 5 idee molto buone, però hanno purtroppo ognuna la loro pecca. Infatti, il ragazzo che in alto ha fatto il suo supporto ha realizzato come materiale il cartone, che questo materiale deperisce se con l'umidità può deformarsi e rovinarsi. Quindi, come soluzione provvisoria va benissimo, ma a lungo andare no. Invece, l'altro ragazzo che vedete in video sottostante ha realizzato una cover. L'idea come l'ho applicata io, con una differenza che usa una staffa molto più sottile. Quindi, quando andremo ad avvitare sopra i treppiedi, come ce l'ho io, che ha un supporto in gomma, potrebbe affondare all'interno e dare un video un po' storto. Io ho usato una più larga, ma il problema più serio è il fatto che lì ho utilizzato della colla. La colla con il tempo può scollarsi, e quando facciamo la ripresa, nel peggiore dei casi, potrebbe cadere lo smartphone e rompersi, come peggiore dei casi. Gli altri tre invece, che vedete ai lati del video, hanno usato tutto del materiale di legno. Quindi, per chi è bravo a lavorare il legno, bah, una soluzione ottima, va bene. Ma per chi vuole fare una cosa più veloce, più pratica, non è la soluzione migliore, anche se, dire la verità, sono dei supporti esteticamente molto carini. Comunque, adesso vi faccio vedere la mia idea, molto più veloce e economica. Già vi dico che non ho speso più di 4 euro per realizzarlo. Quindi, a voi il video, spero che l'idea vi piaccia. Buona visione.